raccolte accessorie conseguenti all'analisi di un apice pendente, cioè di un utente che per complicanza della polpa infetta crea un'infezione che interessa, come si è detto, la medullare ossea, guadagnando il titolo e attribuzione di mielite. Sapete che tutti i suffissi nite stanno per infiammazione, e l'infiammazione del tessuto medullare periapicale. Si è distinto tra ascesso e flemmone. Ascesso è una raccolta ascessuale in una zona neoformata, quindi laddove non c'era niente che potesse accogliere questo possibile evento. Il flemmone invece, qualora la raccolta ascessuale con una clinica molto più evidente, molto più intensa, si raccolta in una cavità preformata, riferendosi appunto ai mascellari, alle zone per i mascellari, si riferisce appunto alle logge, cioè a quei comparti appunto per i mascellari sedimentati da sdoppiamenti della fascia cervicale media del collo. In questa situazione del flemmone abbiamo una compartecipazione dei tessuti mobili soprattutto molto maggiore, quindi media ma molto più evidente, vedremo in qualche foto, una partecipazione linfadenomatosa molto più cospicua, febbre intensa, dolore, limitazione funzionale e via dicendo. Comunque sia l'ascesso che il flemmone tendono naturalmente alla ascessualizzazione, cioè alla colliquazione della raccolta, che prima dura e durativa, poi piano piano con il tempo sempre più fluttuante, crea questa veicolazione verso una zona di minore resistenza che permetterà poi alla raccolta di uscire anche spontaneamente. Questa avviene in bocca, questa avviene anche a livello cutaneo, dove naturalmente le resistenze saranno maggiori perché il sottocutere è molto più denso e spesso rispetto a una mucosa orale. Al momento dell'apertura c'è questa fuoriuscita di questi secreti e naturalmente un atto di liberazione del paziente, che fino a quel momento ha avuto anche un dolore molto intenso, perché sia la sottomucosa sia il sottocutere sono ricchi di terminazione recettoriale, e quindi la tensione, il dolore, la pressione e il calore hanno il loro effetto naturalmente doloroso. Quindi in sostanza tutte queste flocosi, diciamo, sempre su base batterica ovviamente, riconoscono sempre l'infiammazione della medullare, l'osteolisi intorno alla zona interessata dalla necrosi, che diventa un piccolo sequestro, piccolo o maggiore sequestro di osso, e poi la fistolizzazione che porta al rifluvio delle secrezioni e di eventuali corpuscoli dati dalla digestione dell'osso di frammenti. Naturalmente, come vedete, i batteri responsabili in genere di questi sono biogeni, quindi lo stafilococco aureo, lo streptococco, lo pneumococco, in genere batteri anche gran negativi, intensamente estrosivi, che possono naturalmente guadagnarsi la strada nei tessuti mobili. Un concetto che vi potrà aiutare, non farete che non gli altri ribadisco, ma così a titolo di cronaca, del fatto culturale, la possibilità di identificare un soggetto che si presenti all'osservazione con queste manifestazioni cliniche molto evidenti, soprattutto molto dolente, di identificare quello che può essere presumibilmente il dente in causa dell'origine della cosa. Per capire questo bisogna capire che la proiezione degli apici dei denti delle due arcate si rifà sempre in base alla inserzione dei piani muscolari di riferimento, che voglio dire che la maggior parte di questi eventi ascessuali o flemmonosi avvengono all'interno del cavo d'ano, quindi con le sensazioni intraoralistiche. Perché? Perché gli apici,
rispetto alle piane dei muscoli di riferimento sono tutti contenuti dai muscoli stessi, quindi sono al di sopra del piano muscolare. Ma in alcuni settori, soprattutto quelli posteriori della mandibola, denti posteriori della mandibola, quindi terzo molare, secondo molare, il piano di riferimento supera quello dei muscoli e quindi le raccolte possono interessare un piano cutaneo e quindi avere ancora più valenza, ancora più segni. Questo interessamento degli spazi fasciali, altro concetto, avviene in modo tale che ci sia una compartecipazione di spazi in progressione. Che vuol dire? Se la manifestazione clinica è particolarmente intensa, violenta e rapida, facilmente un primo contenitore, un primo spazio non riesce a trattenerla e quindi invaderà la raccolta anche il successivo in serie, in modo che ci sia una distribuzione, quindi una riduzione poi degli eventi clinici, e questo è un fatto naturale. Per questo si parla di spazi fasciali primari, cioè di primo interessamento, e secondari quando intervengono anche in seconda battuta gli altri. Bene. Sia per l'arcata ascendale che per la mandibolare. Ecco, e come vedete abbiamo per l'arcata superiore lo spazio canino buccale e per la mandibola sottolinguale, mentoniero, sottomandibolare e poi tutti i secondari da seguire. Ora li scorriamo un po', tanto per farvi capire il concetto e un po' cosa avviene. Ecco, un utile disegno può essere questo. Potete usare per lo solino, per la maxilla, un po' comune di tutti. Questa ripartizione descrittiva, diciamo, della proiezione sagittale del viso in varie figure geometriche che ne permettono una migliore e più attenta descrizione. Vedete, regione frontale 1, temporale 2, malare, riferita appunto sia al pomello zigomatico che al ponte zigomatico. 3, 4 è l'area della 4 e 5 è l'area della guancia, distinta in area propriamente geniena, libera da muscoli maggiori, qui in avanti ci sono buccinatori come muscolo, è poca cosa, e il numero 5 è massedena, la regione premassederina che veniva interessata spesso da eventi di questo tipo. Poi andiamo al 6 che è la regione temporomandibolare, detta pretragica, pensando all'orecchio. Poi abbiamo il 7, che è la regione della parotide, quindi loggia parotidea, può essere spesso coinvolta da patologie anche della salivare, dicendo. Labbro superiore e inferiore 8-9, regione del mento, mentoniera, 11-12 sottomentale o sopra ioidea e zigomatica e 12 sottomandibolare. Quindi piccole cose ma preziose, soprattutto quando ci si debba riferire a una scrittura e non tanto a un'immagine. Un giorno magari lanci la foto, fai la foto, quello e quell'altro, però un conto è certo, meglio vederlo, ma descriverlo è ancora più attento. Bene, veniamo appunto all'interessamento di alcuni di questi spazi primari. Canino. Canino dovete sapere che è il dente con la radice più lunga di tutti, sia i canini superiori che inferiori. È uno degli ultimi denti a perdersi se il paziente anziano o potenzialmente dentro, perché fa una maggiore resistenza vista la lunghezza della radice. Questo che ci dice che, appunto, rifacendosi al discorso della proiezione degli apici, il suo apice supera il piano di riscontro di che muscolo? I muscoli periorali, cioè quelli che praticamente muovono il labbro superiore, consentendo le tante azioni del labbro superiore. Pensiamo a soffiare, a parlare, a ridere, a distendere, a fare il corrugamento, il succhiamento. Sono tutti muscoli mimici, non importantissimi, ma nella mimica facciale molto importanti. Bene, Canino si proietta con il suo apice oltre, quindi interesserà zone alte, praticamente la guancia, la parte alta della guancia, la parte della sottocongiuntivale del viso. Tant'è che quando ci sia la necrosi di un canino, il paziente quel mattino si sveglia gonfio, con l'occhio socchiuso e teme che ci
ci sia un problema di tipo oculistico, quindi va a finire l'altro studio oculistico, sbagliando ovviamente casa e l'oculista viene rinviato al dentista perché non più sta bene, non c'è soluzione della congiuntiva, non c'è proprio nulla, tutto è solo un aspetto di enfiagione dell'intumescenza della palpebra legata appunto all'edema cospito di queste zone. Questa zona semilaterale crea questa immagine un po' a mascherina, farfalla, per cui vedete l'area di espressione di un flemmone alcalino può raggiungere l'intera arcata orbitale bilateralmente, quindi essere molto importante. Si distende il solco nasogeniano, questa plica nasogeniana, e quindi si rileva molto il viso, cambia un po' di connotato. Questa situazione che vedete qui, come nel viso della bimba, è messa in una proiezione sagittale, è legata proprio a questa raccolta cumulenta che sottende praticamente l'attacco del labbro superiore al piano osseo. Bene. È una zona, diciamo, che un flemo di questo tipo deve essere trattato rapidamente, quindi identificando il dente. La terapia è sempre quella: il dentista cosa fa? Accetta la necrosi del dente per carie, per motivi che si è detto, un trauma, quello che si è stato, e rapidamente aprirà la camera del dente, cioè crea una decompressione ortograda, cioè una corona verso la radice di questi gas putrefattivi che poi sostengono la necrosi della polpa. Basta un colpo di trapano, passaggio di fresa di trapano, e subito il paziente si sente riavere, perché questa gran tensione passa, i gas escono, sono gas putrefattivi, e già la situazione migliora. Ci vorrà qualche giorno per i tessuti morti, ma poi la cosa è fatta. È pericoloso non trattare o che il paziente non prenda sul serio la faccenda. Perché? Perché comunque questa costipazione infiammatoria e settica della zona può veicolare frammenti semplici, legati sempre ovviamente a un rapporto antigeno-anticorpo, attraverso la vena angolare al seno cavernoso, e quindi al limite si può avere, nonostante così la cosa peggiore giorno, anche un rischio di ascessi cerebrali. Bene. Con naturalmente segni poi di continuità della zona, tipo la fotofobia, l'esoftalmo, l'occhio che strabuzza, perché proprio c'è questo interessamento dei settori anteriori. Anche gli incisivi superiori possono avere lo stesso destino, è frequentissimo, un po' più raro del canino, perché è meno coinvolto in tante cose molto robusto, ma gli incisivi o laterali o centrali possono avere anche questo effetto. Effetto un po' del labrone, del labbro come per certe mode viene, sapete, c'è tutto un botulino, le cose, il collagene, le infiltrazioni, le cose possibili per farlo esteticamente migliore, discutiamo e parliamo, ma insomma, quello che la natura può produrre è di fatto qualcosa di simile. Cioè sempre questo edema che chiude il vestibolo della bocca e crea ovviamente una ripercussione dolorosa e importante. Spazio buccale. È lo spazio più coinvolto nelle flemmoni intraorali, dice, qualcosa che si raccoglie all'interno della bocca, legato a necrosi pulpare della maggior parte dei denti. Quindi saranno coinvolti per esempio tutti i premolari e in larga parte il sesto molare, primo molare superiore e inferiore. Alle volte, a seconda intorno lì del piano di riferimento muscolare, può essere anche un dente del giudizio, un mesoverso vuol dire che è inclinato in avanti, sapete che il dente del giudizio, non trovando spazio sufficiente per il suo assetto masticatorio, spesso rimane a mezza via, rompe parzialmente, non completamente, creando poi una situazione di flossi. Se questa semi-inclusione, la chiamiamo noi, cioè non
posizione incompleta è tale che sia inclinato in avanti, ecco, l'infiammazione dei tessuti pericoronarici, perché ricordatevi sempre il dente che non ne rompe completamente, ha sempre un po' del suo sacco follicolare embrionale che dovrebbe sparire, che rimane, si infetta il sacco, fa un ascesso, l'ascesso può migrare, ecco, un terzo molare inferiore, mezzo terzo, crea questo ascesso migrante, che è un ascesso buccale perché si estrinseca sempre abbastanza in alto con un anello. E qui vedete la raccolta che prosegue su una doccia introdale presente, che è proprio quella limitata tra l'ulceratore come muscolo della guancia e proprio il corpo mandibolare, come vedete qui. Quindi qualcosa che distende la guancia, crea una simmetria facciale evidente, perché il paziente gonfia una parte e dall'altra no, ma è tutta contenuta tra i piani muscolari e cutanei esterni e il piano osseo interno della mandibola. E qui vedete per esempio il caso, questo era un ragazzo con un terzo molare inferiore destro semi-incluso, vedete che vuol dire quello semi-incluso, dente che affiora parzialmente, non raggiunge il piano masticatorio come la coppia degli altri due molari, quindi è soggetto, diciamo, a questo possibile evento dell'infiammazione. E questo è come si presenta in queste situazioni, vedete questo scompenso ed emigeno evidentissimo che crea una simmetria, una guancia molto gonfia che addirittura non fa distinguere più la mandibola, perché è tutta coperta dall'infiacione, ma addirittura quasi la regione sottomandibolare, arriva quasi giù. Gli si fa aprire la bocca e vedete la secrezione, l'induito si è purulento, il liquido giallino, e addirittura in questa immagine vedete i segni della morsicazio, l'indentatura della guancia che ovviamente finisce tra i denti e viene masticata. Quindi diciamo una situazione ovviamente però tutta intraorale. Vedete che l'effluvio delle secrezioni è sempre endorale, non è cutaneo, è mucoso. In situazioni del genere, questa è sempre la stessa situazione, quando la raccolta si sia un po' leggermente modificata, ma crea sempre un qualcosa che non scende mai lungo il collo, ai lati del collo, ma rimane paramandibolare, è lì. Addirittura si può fare una risonanza magnetica o contrasto e si vede appunto che si fissa il materiale, la secrezione del tracciante e si pone ai lati della mandibola. Anche nel mascellare superiore questa situazione buccale crea quello, per essere un po' categorici, cioè poter distinguere e scrivere meglio, il famoso impiego del seno mascellare, che magari adesso vi ho parlato, la sinusite, cioè la pansinusite diventa un impiego, si dice, quando cioè in una raccolta, in uno spazio preformato si raccoglie una intensa profusi sui prodotti. Tutto il seno mascellare, come vedete di destra, in quella è completamente obliterato da una secrezione purulenta che lo rende radioopaco rispetto alla norma della radiotrasparenza di sinistra, ma sempre legato nella fattispecie di impianti metallici e titanio che arrivano perforato e quindi infettato al seno, ma nella norma ha un dente necrotico che vedete piano piano guadagna al seno a sommi piccoli ascessi e ve lo diranno gli otorini, sono sempre situazioni abbastanza poco evidenti, il paziente non se ne accorge nemmeno, il seno è un ottimo contenitore, ampissimo, sapete quanto mediamente un adulto con un po' di differenza maschio e femmina un seno mascellare può contenere più di 30 cc di secrezioni, sono tanti, quindi prima che, lo sa il nostro amico cosa vuol dire, prima che ci sia una clinica evidente
occorre tempo, a volte anni, e quindi poi senti la tensione, senti la dolenzia, questo senso un po' di pesantezza, fino a che un bel giorno lo respiri peggio, ti pare un raffreddore qualunque, vai a vedere e c'è il finimondo sotto, proprio perché, ripeto, sono contenitori molto, molto subdoli, tutto sommato. Oh, spazio sottolinguale, ecco, qui siamo sempre nella compagine endorale, è lo spazio che rimane tra la mucosa del pavimento orale di sopra, la superficie interna della mandibola e soprattutto il muscolo midoioideo in basso, che è il vero diaframma, è tra l'intraorale e l'extraorale. Il muscolo midoioideo, se vi ricordate, è un muscolo fatto a doccia, perché è sotteso tra la parte interna del ramo mandibolare, la linea midoioidea della mandibola, e un rafe centrale che poi si collega anche allo ioide midoioideo. Quindi sono due vetri che si congiungono obliquamente sulla parte centrale e ventrale della mandibola e della regione sopraioidea, distinguendo cavità orale da spazi extraorali. Ecco, lo spazio sottolinguale è tale che il muscolo midoioideo sottende il muscolo linguale della lingua, e quindi alcune raccolte che possano interessare questo spazio di fatto interessano poi la lingua stessa. Pensando ai denti, cosa si pensa? Sempre a premolari, in genere premolari, il cui apice non giri vestibolarmente verso la guancia, ma verso l'interno lingualmente. E allora le raccolte, come vedete, superano il piano che nel disegno è proprio rappresentato dal muscolo. Qui dicevamo, la lingua in questi casi viene sollevata, il paziente ha un po' d'angoscia perché si sveglia, in genere queste cose avvengono di notte quando c'è meno vigilanza, ovviamente al risveglio non si trova in questo modo, la lingua viene sollevata e retropulsata verso faringe, quindi ti dà questa idea un po' di soffocamento, respiri. Ma esiste anche l'eventualità rara che ci sia una situazione bilaterale che entra al numero 4 della famosa angina di Ludwig, come il grande pianista, quando proprio il quadro è drammatico perché la lingua chiude completamente il disco delle fauci e quindi il paziente ha questo senso di soffocamento e qualche volta occorre fare una tracheotomia d'urgenza perché si soffoca. Questo ascesso dello spazio sottolinguale, o meglio flemmo dello spazio sottolinguale, è un ascesso quindi anche detto di sopra midoioideo, che si estrinseca di sopra di questo. Ma non finisce lì, se l'intensità della flocosi è tale e tanta, potranno essere anche coinvolte le regioni limitrofe, quali sono, andando in avanti, la regione sottomentale, oppure quella al lato della mandibola perimandibolare o sottomandibolare a seconda dell'intensità degli agenti. E qui vedete un po' il discorso, come può finire per essere, da quell'apice necrotico può essere la lesione da periapicale, può andare sia all'esterno sia all'interno fino a creare un manicotto che circonda il margine inferiore della mandibola e quindi sottende, come dire, tutto, ma sempre contenuta dalla proiezione mandibolare, che non scende giù verso il corpo, paramandibolare ma non sottomandibolare. Poi, ecco, venendo in avanti, spazi mentonieri o sottomentonieri, quali sono? Sempre quelli butti tra labbro e il mento e la mandibola. Flocosi in genere di cosa? Incisivi inferiori e talora anche dei premolari. Come vedete in queste immagini di lato sagittali, anche qui le raccolte sono contenute da muscoli cutanei, platisma e quindi sottocute, e al più si proiettano indietro, ma sempre contenute
classico caso, non frequentissimi, vecchietto che dà poco nell'occhio perché sapete c'è una massità dei tessuti mobili, la regione sopraiudea, la vedete evidente lì, dice il vecchietto con la pappagoggia, no? Si dice no, ma i tessuti esuberano un po' per massità e quant'altro, e vetustà è la fissità dell'aspetto giovanile. Vedete nel mento questo aspetto curioso, non dà nell'occhio, ma la cute invece lì è un pochino più arrossata. E presenta appunto questa, sembra ezema, questa puntina emorragica che di fatto invece è una fistola dalla quale geme il secreto. Si va a vedere meglio una lastra nella bocca, o qui altri casi simili, e si vede che c'è in causa un dente, un dente che è rimasto lì sepolto tutta la vita, dente mai rotto, un premolare inferiore mai rotto, che col tempo invece affiora passivamente. Si dice non in gergo nostro passivamente, quando l'eruzione si è prodotta dal riassorbimento dell'osso indotto da una protesi, perché sono edentoli, portano una protesi, una dentiera di resina, assorbe masticarci sopra, la resina trasmette carichi all'osso, picchia, picchia oggi, picchia domani, si riassorbe l'osso, ovviamente il muscolo è ben più forte, diciamo, della resistenza ossea, e quindi se c'hai un dente, un'altra superficie dura, questa affiora e quindi si infetta, crea il flemone che abbiamo visto. Altri flemoni, per esempio qui, questo era un caso di pazienti con l'osteonecrosi mascellare, non so se ne avete mai sentito dire parlare da qualcuno, proprio forse farmacologi, facendo farmacologia, sapete, bifosfonati, nitroderivati, quindi terza generazione, Zometa, Prolia, sta roba qua, sono estremamente potenti, bloccano un po' tutta la cellularità ossea, osteoblasti, e impediscono soprattutto la fissazione di metastasi ossea negli oncologici per mammella, per prostata, per tumore del polmone, del rene, via dicendo. E quindi vengono dati questi farmaci estremamente potenti che creano nei mascellari una progressiva sclerotizzazione del letto osseo, apparentemente vantaggiosa in molti distretti dello scheletro, femore, per esempio, rachide, via dicendo, ripeto, lo strutturano meglio, quindi fanno fissare meglio il calcio, che non si depaupera più da queste zone, anzi si fissa ancora meglio, quindi sono dei potentissimi antiriassorbitivi, ma al tempo stesso bloccano un po' tutta la vascolarizzazione, sclerotizzano il letto osseo, e quindi non circolano più le cellule vitali. E quindi questo tessuto osseo diventa estremamente, non solo rigido, e quello è poco, ma anche patibile di potersi esporre, e se succede, succede solo in bocca, questa esposizione mette in tessuti mondi, mette in evidenza un osso non vitale, che è di fatto in necrosi asettica. Se vi ricordate la patologia generale, c'è la necrosi asettica e poi settica, no? Asettica quando non hai cellule che circolano, quindi il tessuto non geme sangue, privo di ogni vascolarizzazione. È chiaro che esponendosi in bocca, saliva, batteri e quant'altro, facilmente diventa settica, e quindi si torna ai sequestri, ai flemmoni, alle osteiti mascellari, alle osteomieliti mascellari come quelle batteri mani, né più né meno come le altre. E quindi in questi casi si producono dei sequestri ancora coperti da tessuti mobili per un po', attraverso i quali si fa strada la raccolta prudenta con fistole percutane, quindi assorbi prodotti litici, il pus contiene un sacco di enzimi litici per i tessuti connettivi, metalloproteasi e via dicendo, che si fa strada e quindi hai la secrezione della raccolta stessa. Spazio sottomandibolare.
Questo in genere avviene quando i denti, soprattutto il terzo molare, il secondo molare, si proiettino con le loro radici oltre il piano del midollare. E quindi arriviamo a interessare questa loggia che contiene la ghiandola sottomandibolare, che sapete, come tutte le logge, contiene anche del cellulare lasso, cioè del grasso, che è un papulum ottimo per i batteri, soprattutto i storici, quindi la crescita e l'evidenza è straordinaria. E questo è il famoso disegnino che ti fa capire come le raccolte sono dentro o sono fuori. Vedete la proiezione del midollare, praticamente tutti i denti quasi sono al di sopra, salvo il terzo molare, forse il secondo, che eccedono da questo profilo. Ma cambia drammaticamente il quadro, perché hai poi una situazione che naturalmente è molto più evidente e molto anche più lenta e difficile da risolversi. Ecco, del giudizio per necrosi, eventi qui avvengono sempre con la necrosi, per necrosi in genere, perché lì hai già una compagine batterica con germi di più specie di cellule. E qui si arriva a questi eventi, forse più rari oggi da vedere, ma insomma, vedete, colpiscono soggetti giovani, ecco, in genere, necrosi apicali che coinvolgono tutto questo spazio, ma sempre, guardate bene, abbastanza sostenute, non cadono per gravità o per pesantezza della raccolta stessa, sono sempre in qualche modo vincolate, sostenute dai tessuti perimascellari. La platisma no, tiene poco. Di che tengono sono le fasce interne del collo, la fascia cervicale media, quella all'angolo della mandibola qui, si rinforza, è doppia addirittura, proprio per contenere i denti del genere. Ma perché? C'è tutta la logica naturalmente del buon Dio che ci ha dato, evitare che questo finimondo possa invadere spazi vitali, quindi scendere giù o fossa sovracraveale, oppure dall'interno giù per il mediastino e quindi portare al creatore della vita. Ecco, spazi secondari, quando si diceva prima il primario non regge e si passa al secondario, l'interessamento avviene per continuità, appunto, via ematica o linfatica, anche quello è una possibilità. Lo spazio masseterino, massetere qua, viene sempre, qui sono sempre, quasi sempre, case terzi molari superiori o inferiori, sempre da qui come cose, e l'inclinazione del dente, visto vestibolo verso, che vuol dire che gira indietro, è girato verso l'esterno, verso il vestibolo, può portare in alto l'infiammazione e creare, vedete, un qualcosa di edemigeno che però è parecchio alto, è in alto, non è in basso. E questa raccolta, come si vede nei disegni, segue proprio il muscolo massetere che la contiene, raggiungendo gli interigoidei che sono più in alto, quindi qualcosa che va in alto. E può proseguire con l'interessamento del muscolo temporale e quindi una situazione di trisma, quasi di serramento mandibolare, nel senso che il paziente non apre più la bocca. Terico mandibolare, qual è lo spazio terico mandibolare? Forse l'avete visto anche con lo sorino visto, parlando proprio del disco delle fauci, di queste zone qui. È la zona dove a noi cara, il dentista molto caro, spesso è lui la fonte poi di questi flemmoni, dove il nervo alveolare inferiore entra nella mandibola. Se vi ricordate, la mandibola c'ha un forame, il forame alveolare appunto, all'interno, circa un centimetro sopra il piano mandibolare.
quadrate, quindi siamo al terzo inferiore della branca montante, che identifica questo spazio, quindi uno spazio che è limitato da muscoli pterigoidei interno il ramo della mandibola stessa, ed è uno spazio, noi in genere lo chiamiamo il relè ferroviario, no, di tutte le flossi, perché quindi in quella zona, da quella zona possono andare in avanti, indietro, in alto, un po' un nodo viario, lo vedete qui nel disegnino dall'alto, si vede il muscolo masseter sulla destra, il ramo della mandibola al centro, poi il appunto la cellulare lasso e la tonsilla sulla parte mediale, da lì le varie frecce ti indirizzano in avanti verso gli spazi perimandibolari oppure indietro verso il faringeo e in alto verso il temporale. Quindi una zona anche frequentemente coinvolta, si diceva prima proprio da odontoiatra, sapete quando si fanno questi disastri? Quando si faccia un'anestesia troncolare, no? Troncolare si anestetizza tutto il tronco nervoso, cioè l'alveolare, perché devi lavorare qualche dente che ovviamente è sensibile, pulire, ripulire, trattare una carie profonda, devitalizzare un dente in pulpite, quindi devi ottenere un'anestesia perfetta, togliere un dente del giudizio e via dicendo. Anche se è sempre meno usata come tecnica, fisiologica, perché ovviamente c'ha dei rischi, e quindi sì, abbiamo altri strumenti per anche della mandibola anestetizzare il singolo dente con quasi completa efficacia, insomma, piuttosto che tutto il tronco nervoso, ci sono dei rischi. Il rischio avviene quando, siccome è una manovra alla cieca, identificare il forame e il nervo, si può finire per non colpire, non identificato, anche se è lì, perché esiste una specie di paravento osseo che è la spina endospizia che lo copre, quindi devi fare una certa manovra per trovarlo. Ti perdi, non lo trovi più, l'anestesia non avviene. Però è tutto un tentativo di infiltrazione, fa un goccino, lo rifare, dove rincappucci spesso l'ago, no? Della siringa, i nostri sono incappucciati per protezione, e quindi questa siringa rimane così e spesso buca per foro arterino, carta, il supporto diciamo igienico sul quale l'appoggi, e quindi va a sfiorare un piano contaminato, diciamo così. Non te ne accorgi, rinfili, l'ago è settico, a quel punto eccoci, comincia il guaio, capito? Quindi avere un po' gli occhi attenti a tutto quello che fai, e quindi ripeto, spesso è un problema nostro. Iatrogeno. Iatrogeno. Iatrogeno, certo. Spazio temporale è questo qui, quindi si va più su, naturalmente hai interessamento cospicuo, spesso difficile da risolvere, perché la flogosi si infila tra temporale e un muscolo potentissimo, c'ha un tendine inserzione al processo coronoide della mandibola potentissimo, quindi se si infila lì insomma risolve, non è semplice. Andiamo poi dietro lo spazio parotideo, anche qui denti del giudizio sia superiori che inferiori, che siano sempre esterni come corona e distali, molto distalizzati. Questo caso che c'ha lo scavo parotideo, che è la regione che rimane tra l'orecchio, il paridone auricolare, la mastoide e i muscoli del collo, gli scleri del collo, tutto sotteso e indurito dalla raccolta, che necessita naturalmente di drenaggio per essere, come vedremo, trattata. Spazio laterofaringeo, importante, cominciamo un po' a quelli veramente importanti, che è sempre legato a terzi molari che siano inclinati lingualmente. Qui la flogosi si porta verso il faringe, e quindi in una zona dove ci sono tante strutture importanti, la giugulare, i nervi crani,
radici, e poi abbiamo la mascellare, la carotide, quindi zone dove una flocosi può essere da trattare, si rimanda al nasolino, perché ovviamente si può creare dei problemi abbastanza seri. Vedete qui il faringe, l'uvola che si identifica e poi lo spazio occupato che crea ovviamente dispnea, disfagia, perché naturalmente non hai più la percezione del volume, della libertà del faringe stesso e richiede, come vedremo, un'incisione che è bene fare in sala operatoria, perché potresti anche colpire zone vitali, quindi pericolosa. Questo spazio poi finisce per coinvolgere la tonsilla e infatti si parla degli ascessi peri o sottotonsillari che sarà compito dell'otorino trattare. Se non identificata, lo spazio laterofaringeo ti porta alla regione retrofaringea, che è poi, eccola qua, questa qua, laddove le raccolte, diciamo, sono sempre più mediane e posteriori e quindi seguono poi praticamente le regioni paravertebrali e scendono giù in mediastino, quindi lì è morto, certo, non se ne esce. Sono date rarissime e frequenti nel novero di qualche motorino dove possono capitare, però insomma non da soggiacere, da prendere così sotto gamba, perché naturalmente sono pericolosissime. Appunto, dentro faringeo c'hai quella competenza mediastinica. E poi finiamo con l'otterico mascellare, poi non intendo più. Otterico mascellare siamo, per capirsi, dove? La regione dell'articolazione temporomandibolare, siamo al condilo della mandibola. In questo spazio virtualmente triangolare, vedete, con apice mediale e base esterna del soccondilo, che identifica due comparti, la regione della loggia temporale e poi quella pterigomandibolare anche sotto. Naturalmente qui c'è, abbiamo lo sfenoide, abbiamo zone anche ricche, diciamo, di importanti strutture, c'è la mascellare interna, soprattutto il gambo sfenoparatino, la mascellare interna è tanta roba. Questa regione può essere coinvolta da cosa? Da flocosi del seno mascellare, che per clinostatismo difficile interpretazione finiscono per creare un riassorbimento della parete posteriore del seno. Il nostro amico l'ha rischiato, avete visto prima, no? la sua TAC, cioè quando hai una pansinusite perdurante, con un tessuto organizzato sempre più cronico, no? Si crea un astuccio fibroso, fibrotico e settico a ridosso dell'esilio e pareti osse. Che succede? Che in clinostatismo, la notte a letto, stai lì, fai i tuoi sogni, grava, no? Questa raccolta preme su una sottile lamina ossea come la parete mascellare, e quindi cosa c'hai? Interessamento laggiù del cono d'orbita, perché siamo proprio lì, un cono dell'orbita, il forame orbitale. A quel punto ti svegli una mattina con l'esostalmo, l'occhio che strabuzza, il pelvico sembra una congiuntivite pesantissima, puoi avere una diminuzione del visus e devi correre subito a arrivare, cercare di arrivare, drenare, cosare, perché hai rischi della cecità. E non solo, perché da lì all'interessamento del seno cavernoso è poca roba, e quindi puoi avere ascessi settici appunto cerebrali con anche complicanze di ogni tipo. Bene, ho fatto due scatole così, però non lasciar cadere queste cose, utilizzarle, diagnosticarle in qualche modo, se possibile avviare, voi siete medici, sarete medici di
base, specialisti o gente da guerra del pronto soccorso, senz'altro correre prontamente ai rimedi. Come si affrontano questi flemmoni, soprattutto sarà scelto, ma il piccolo è anche quello, con poche cose ma utili, che sono la rapida copertura antibiotica immediata, che sarà parenterale quanto più l'evidenza clinica parla da sola, quindi sempre antibiosi a larghissimo spettro ovviamente, ma efficace in genere su queste varie specie, e quindi si va su tetracicline piuttosto che macronidi, ecco, per dire, penicilline ottimamente, ma senz'altro che le tetracicline di terza generazione sono quelle di prima acchito. Poi su dei cortisonici per ridurre quantomeno la portata della flocosi, e poi raccomandarsi che il paziente faccia impacchi caldo umidi all'antica, quindi o in bocca acqua calda e sale, che è il miglior presidio per tutto, o all'esterno impacchi caldo umidi con la pizzuola, con il termofono, con gli impacchi dei corti di seno di lino, presidi della nonna, ci sono delle piante che hanno effetti drenanti meravigliosi, utilissimi, fate un figurone, c'è un'erba vitale, l'erba della Madonna, senza mancare rispetto a nessuno, si chiama così, che ha delle foglie prodigiose, sono carnose, veramente carnose, poco come si chiama? La terapia, erba della Madonna. Sono foglie carnose, hanno un colore smeraldo, una pianta tranquilla, si trova dai miei vari. Ne sbucci questa specie di pellicola che copre la foglia, ne tagli quel pezzettino, lo copri con del cotone, della stagnola, lo puoi mettere in bocca, fuori dalla bocca, dove vuoi, e, ma anche su un fruncolo, su una manifestazione settica comunque, che crea edema. E quella ha un potere drenante, essiccante, pazzesco, una cosa, ma basta qualche ora, cioè fa quello che la terapia robusta può fare in giorni, giorni e giorni. Quindi c'era il pronto soccorso, non so qui, ma a Torre Grande, per esempio, qualche anno c'era un medico appassionato, invece aveva un congelatore solo tutte le sue erbe, dava antibiotici, aiutano perché diffondono, tolgono la tensione superficiale della raccolta, che preme, e al tempo stesso ammorbidiscono i tessuti e li fanno colliquare. Il tuo fine è sempre rimuovere dalla cavità le secrezioni. E quindi questi impacchi saranno sempre indirizzati nella zona dove vuoi che si apra la raccolta. Quindi in basso, senz'altro in basso, anche perché sono più facili che colino giù per gravità che rimanere alte. E di questo te ne accorgi su quelle cutanee quando, palpando, rivedendo dopo due giorni, ti raccomando che lo faccia 7-8 volte al giorno, si metta lì buono un pezzo all'altro, rivedi il paziente e vedi che palpando e premendo un attimino c'è il segno della fovea, cioè lasci la impronta, l'imprinting tuo del dito sulla cute. Sai che lì c'è una zona ormai desoelastica, francamente elastica, no? E quindi sai che lì si può provare. Se le cose ti convincono, si va avanti e lasciamo queste chiacchiere e si va a questa cosa qua. Si va a questa cosa qua, cioè al drenaggio della raccolta. Tutti quei flemmoni, il perimandibolare, il latero cervicale, il sottomandibolare, questi qui con ampia cosa, finiscono così, devono finire così. Cioè arriva un momento nel quale inserendo dei contami della cute con il betadine, no? Con il iodo, con il lipidio, come si chiama?
metti un ago un pochino robusto, in modo da entrare nella raccolta, fai un aspirato, un attimino ti accorgi che c'è la secrezione finalmente, con in assenza d'anestesia, no? Con una crema alla lidocaina, occorre, anche perché fare un'anestesia prima dell'incisione puoi trasportare voli settici da giro, quindi meno stuzzichi che meglio è. Ti metti in sicurezza per il taglio, perché per esempio queste raccolte qui c'è la mascellare esterna, la facciamo, qui ordine sente anche il buddismo, no? Vedete che non chiappi proprio quella, sarebbe un guaio, ti porti almeno a 2 cm da questo volo, tanto sei fuori, e con il bisturi entri e riesci a drenare. Esce subito sta roba, si tiene sotto un fagiolo per raccogliere quel che esce, entri con un clemmer, copri quel che sia una pinza emostatica per sbrigliare, perché lì dentro si creano delle camere, gli ascesi flemmi, diciamo tutte camere, perché fate conto che c'è fibrina da vendere lì dentro, no? Sono tutte le reazioni dei connettivi profondi alla flocosi, sempre sedimentata, chiude, quindi devi sbrigliare le raccolte, riaprire queste camere chiuse. E poi muggere, la propria idea, cioè strizzare in modo che esca e vedi uscire queste porcherie. Dopodiché c'è sangue e pus, quando non esce più non è finita per nulla, devi lasciare una via, quindi un drenaggio di gomma, di para, si prende un pezzo di un guanto sterile, non manca mai, anche di gomma qualunque, un pezzo di tubetto del Nelaton, della Flevo, per dire, ecco, cose banali, si infila nella via creata un puntino, perché se no scappa via, un puntino di sutura per fermarlo con tutti i drenaggi, e poi la tua bella garza col cerotto, che in modo che e continuare a fare poi applicazioni caldo umide, strizzamenti, cose finché piano piano si asciuga e poi tutto rientra. Però quadri molto evidenti, molto violenti impiegano nel ciclo completo, da quando si è manifestata, quando quello torna normale, anche un mese. Parliamo che succeda a un diabetico, a un immunosoppresso, a uno che ha malattie intercorrenti gravi, che non debilita, non ci cambia le gambe, cioè continuano a lungo. Però infine è sempre quello. Ovviamente con coperture antibiotiche, ecco, altro concetto da tenere per noi presenti, ma anche per chi li tratta, è che no, è difficilissimo, cioè ci si arriva ma in tempi troppo lenti, inutili, a identificare i germi in causa, quindi anche identificare un antibiotico più idoneo a trattare, perché sono sempre dopo una settimana, quindi spesso sono inutili, arrivi a fine ciclo che non ti serve neanche più. Comunque l'antibiogramma e l'identificazione sulla base del PULS è sempre possibile. Allora, andiamo ora a farci. Abbiamo mezz'ora. Allora, questa ci vuole per forza, malattia parodontale. Scusi. Perché ci vuole? Perché la malattia parodontale... Scusi, ma con il dente cosa succede? Con il dente? Ah già, mi ho lasciato un pezzo di corricone in fondo. Allora, il dente in genere, i denti che hanno fatto flemmoni, sono denti segnati, li devi togliere perché non ti fidi mai della carica residua, tutto origina da quel canale alveolare che per quanto pulito non ti darà mai una sicurezza, una certezza. L'alveolo si è distrutto, insomma, devi eradicare, essere radicale, quindi togli, lo si fa l'estrazione, sicurezza, sotto antibiotico, poi si curetta, cioè si gratta bene l'alveolo e poi si può far rigenerare l'osso di giorno facilmente, in termini un pochino abusato, è una riparazione dell'osso, si inseriscono dei biomateriali, di giorno è tutto osso bovino, equino,
che in forma di granuli si mettono dentro l'alveolo in modo che poi trovino un ambiente ricco di calcio, di fosfato di calcio, carbonato di calcio, e queste cellule ossee riformano una struttura un pochino più rapidamente, ma finalizzata a poi mettere un impianto. L'impianto è l'inserto in titanio in modo che hai pezzo a dente, sei giovane o non giovane, lo rimetti come prima, funzionalmente come prima. E questo, diciamo, è un po' fine dell'odontoiatria, giustamente, dell'odontoiatria moderna, ci sono i mezzi per farlo. Se il dente è un buon dente, e magari ti ha fatto l'ascesso, ma non disastri terribili, viene ovviamente pulito il canale dall'endodontista, cioè quello che strumenta con delle linee in posta, pulisce l'interno del canale, perché la dentina cotta è sempre terreno ricco di batteri, lavaggi di barichina, ripetuti, tiepida, e questa strumentazione meccanica che oggigiorno si fa anche con degli strumenti a motore, quindi è abbastanza un pochino più velocizzata, e poi quando è tutto pronto si chiude definitivamente il canale con dei materiali termoplastici che sono, si chiama la guttaperca, è un materiale gommoso residuoso che si spiaccica sulle pareti del canale, quindi evita che i batteri si riformino, perché anche non chiuso sto canale riprodurrebbe batteri in qualche modo, e lì finisce la lesione. L'importante è che la cura arrivi all'apice del dente, altrimenti non serve a nulla, perché tutti i batteri sono all'apice. E se c'è anche una lesione, un granuloma, che è l'altro aspetto, sempre legata a batteri che gemono dall'apice, l'organismo cerca di contenerli e si forma questo tessuto duro, fibroso, che li contiene, ma è sempre soggetto a un prodotto di infiammazione. Una buona terapia canalare fa di assorbire anche il granuloma senza farlo. Poi c'è il trattamento intermedio tra questa cura e l'estrazione che si chiama apicettomia. Taglio l'apice, è la fonte di tutti i batteri dell'apice del dente, con anestesia faccio un tagliettino, identifico l'apice, fonte dell'infezione, lo taglio con una fresa, ma si parla di tagli di 2-3 mm, ovviamente lascia l'integrità del dente, devo salvare il dente, e poi da là sotto pulisco tutto, naturalmente il granuloma, l'infezione che c'è, quello che ci può essere, lavo, disinfetto e poi chiudo il canale in sicurezza da là sotto. Quindi faccio un'otturazione dall'apice con materiali vari, a resistere al sangue, a agenti vari, in modo che copro, insomma, e lo rifunzionalizzo. Lì si riforma osso e quindi il mio dente a pieno titolo, insomma, può continuare a vivere. Quindi tre step, diciamo, di trattamento. Tutto dipende un po' dalla causa che è stata, la qualità del dente stesso. Allora, malattia parodontale, malattia socialmente importante perché interessa veramente milioni di persone, milioni di persone, perché risente di troppi elementi, come vedremo nella sua genesi, e quindi è bello conoscere, perché senz'altro avete pazienti così o qualcuno malauguratamente ne soffre anche tra voi. È quella malattia che per infiammazione cronicheggiante, con varie recrudescenze e quindi riacutizzazioni, porta alla progressiva distruzione dei tessuti di sostegno del dente, il quale a un certo punto comincerà a vacillare, cioè a dondolare, perché non più sostenuto come prima dai tessuti sani, e finirà per cadere o essere tolto facilmente. Denti che piange il cuore vedere persi, perché sanissimi, esenti da carie, esenti da altri agenti, ma proprio non più graditi all'organismo, quasi respinti, repulsi, perché non idonei a essere fissi come prima nel cavo d'aria. Cioè solo nello somacellare? La mandibola macellare, tutto, chi ce l'ha dappertutto. No, no, cioè il parodonto. Parodonto si intende, come si vede, cosa sono?
tessuti superficiali e profondi che servono a mantenere fisso il dente dell'osso. Quali sono? Tessuti superficiali, la gengiva, quella rosa che vedi. Tessuti profondi, quali sono? I tessuti duri che strutturano in parte il dente e in parte l'osso. Quindi ha l'osso alveolare, la cortex alveolare, l'alveolo, il cemento, che se vi ricordate della radice della parte più esterna, fra i due c'è il legamento parodontale, che sono delle fibre di connessione connettivale ed elastiche molto tenaci che affrancano, frenano, bloccano il dente dell'alveolo. Qui vedete un pochino la gengiva e i tessuti più superficiali. Esiste in due tipi: gengiva libera o marginale, gengiva. La prima qual è? Quella che si affranca, diciamo, al colletto, costituisce il colletto del dente, che con aspetto festonato, vedete, segue il profilo della corona dentale. Quindi è quasi disegnata sul dente, proprio il primo strato di gengiva che disegna la, diciamo, rinforza, disegna il è poco alta, circa 2 mm al massimo, ha l'assa, diciamo, sul dente stesso, perché identifica quello che si chiama il solco gengivale, cioè a dire è una sorta di falsa adesione, ridotta adesione, perché questo spazio più virtuale che di fatto vero si raccolgono fluidi di secrezione prodotti proprio da delle ghiandole presenti nella gengiva che creano rimezzo al famoso fluido crepicolare, si chiama, che è una secrezione salivare ricca di immunoglobuline, IgA soprattutto, IgG talora, che servono per proteggere, diciamo, i tessuti mondi dall'aggressione batterica che lì si può avere. Bene? Questo solco, diciamo, è la zona, la zona di attacco, si chiama epitelio giunzionale. Se ricordate come nasceva il dente con l'atto dell'eruzione, si fondeva con i tessuti gengivali, con questi, metto qui e rompe, e a livello della linea velocementizia tra smalto e cemento, le fibre della gengiva si legavano al dente. La superficie porosa del dente attraverso questo epitelio giunzionale. Questa zona di attacco è estremamente importante perché è quella più delicata, facilmente si infetta, facilmente gonfia o è edematosa in caso di gengivite o di complicanze peggiori tipo la parodontite, è la zona che può recedere, cioè staccarsi se progressivamente i tessuti di sostegno si ritirano. Spesso soggetti, come vedremo, soffrono di recessione della gengiva proprio perché questa zona non si attacca più come prima. Facendo uno schema di sezione vedete, questo è il tessuto molle, in bianco sulla sinistra c'è la superficie del dente, questo è questo spazio abbastanza ridotto, non dico virtuale, ridotto che è il solco gengivale. Questa è l'epitelio che lo delimita, dove si possono raccogliere cose, residui di cibo, placca, tartaro e via dicendo, quindi è uno spazio francamente delicatissimo. A di sotto c'è del connettivo che comunque protegge l'osso sul quale poi si impiantano le fibre del legamento parodontale. Quindi una struttura semplificata ma efficiente proprio per garantire che cosa? Una cosa un po' rara in natura, l'attacco di tessuti molli su un tessuto duro. Dice certo, lo fa anche il muscolo sull'osso, per carità di Dio, però così esposto, diciamo, ad agenti esterni, pensiamo al cibo, ai batteri, ai traumi, a tutto quello che può succedere, è un sistema molto delicato e raffinato. Oltre la gengiva marginale, salendo verso
l'apice del dente troviamo la gengiva aderente. Lo dice un po' l'accezione, l'aggettivazione, aderisce. Aderisce a cosa? Al piano del osseo che delimita l'alveolo del dente in questione. Per quello gode di una fissità maggiore perché si impianta su una struttura ossea midollare, corticale midollare, molto densa, molto compatta. Questa gengiva ha un aspetto diverso, si dice a buccia d'arancia, perché ha proprio un aspetto quasi scabroso ed ha un colorito più lattescente, cioè non è rosa come l'altra, ma è leggermente biancastra. Questo biancore è dato dalla cheratinizzazione maggiore. Bocca, per noi la cheratina è importante perché ci evita traumi. Se mangiamo il solito panino dalla crosta dura, la schiacciata in Italia o cose così offensive, resistiamo negli atti di masticazione al trauma o a sanguinamenti perché abbiamo questa cheratinizzazione che fa spessore, che ti rende un po' come la pelle insensibili ai microtraumi. Esiste una linea oltre la quale questa gengiva non c'è più, si chiama linea mucogengivale. Oltre questa siamo in mucosa alveolare. La mucosa alveolare è quella degli spazi prossimi al fornice, alla riflessione del fornice. Quando finisce proprio la gengiva, almeno, e comincia la mucosa che si perde poi nell'ampolo. Quella zona è distensibile, cioè fino un dito la muovi, è più rossa perché è fine, trasparente e facilmente offensibile e fa intravedere col rossore i vasellini sotto che lo usano, quindi ha queste caratteristiche. È distensibile, importantissimo, perché nell'atto di masticazione per elabori il cibo e te lo porti a sinistra, a destra, di sopra, di sotto, dove ti pare, per poterlo rimettere tra i denti. Paradotto profondo invece, quali sono i tessuti? I tessuti duri che concepivano i denti. Si è detto cemento, la parte esterna della radice, l'osso alveolare e poi queste fibre del legamento. Eccoli qua. Sono fibre disposte in fasci variamente articolate, vedete obliqui dall'alto in basso, dal basso in alto, a raggiera all'apice, al colletto vedete che sono un po' più lassi, però fissano proprio la gengiva alla linea anglocementizia. Che funzione hanno? Importantissima. Hanno la funzione di permettere al dente di realizzare quella che è la gonfosi, no? Cioè quel minimo movimento in un'articolazione, dente alveolo è un'articolazione, più nemmeno, dove dei minimi movimenti in tutti i sensi sono possibili. Dente naturale, sanissimo, si muove di qualche millimetro, siamo su movimenti di mezzo millimetro in tutte le direzioni dello spazio, in alto, in basso. Ma perché questo? Perché deve rispondere in modo elastico ai carichi masticatori, né più né meno. Mastico una sostanza dura o morbida, all'impatto tra i denti per schiacciare quel colpo, il dente deve in qualche modo ammortizzare il colpo, altrimenti si spaccherebbe o il dente o l'osso. Idem, ve lo accorgete anche voi, qualche fatica si può fare nel lavorare il boccone con i primi colpi che sono più potenti, diciamo, più impegnativi, e poi piano piano sminuzzando e ammorbidendo con la saliva un goccio d'acqua, un boccone anche più terribile, ci si fa buttando giù. Quindi tutto questo ciclo, che naturalmente prevede atti ripetuti e continui di contatto tra varie superfici dentali, se non ci fosse questo meccanismo elastico sarebbero impossibili. Cosa c'ha di importante poi questo tessuto collagenico, fatte fibre collagene 1 e fibre 2? Un sistema recettoriale sviluppatissimo, si parla proprio di propriocezione dentale, che vuol dire che io riesco a identificare
identificare anche a occhi chiusi la qualità del cibo, la tipologia del cibo che mastico, che ho in bocca, se è più duro, se è meno duro, se mi occorrono 2-3 colpi per schiacciarlo o molti di più, se toccare due denti non mi fa nulla o mi crea dolore, qualche volta può succedere, spesso si arriva all'esasperazione del dolore proprio tra, per il contatto anomalo tra due coppie di denti che articolando male tra loro schiacciano questi recettori che mandano segnali importanti. Mi sarà capitato una volta, a me più di una volta, di, che mi capiti tra i denti qualcosa di insolito, pezzo di plastica, che ne so, chicco di riso secco o cose del genere, e immediatamente aprite la bocca perché sentite un male bestia, cioè eravate programmati, sapete che gli atti di masticazione sono sempre preprogrammati, ogni ciclo di masticazione prevedo l'apertura al contatto successivo, tutto ci si, è un po' come camminare, no? Più di me, è l'apparato locomotore della bocca, quindi se qualcosa mi interrompe questo segnale preformato, immediatamente tipo arco monosinattico apro la bocca perché se no sento male, perché mi faccio male, quindi è tutto così, ma si deve appunto a questi recettori che, teniamolo presente, rendono sempre vitale il dente. Che voglio dire con questo? Che un dente, e non vi fate mai fregare, penso, gli altri di oggi non fanno più questi disastri, un dente che si ammali per carie, complicanze da carie, abbiamo visto, è un dente che si può salvare tutte le volte, anche se hai avuto un ascesso, magari l'ho detto flemma, una cosa molto più grossa, ma insomma, dente giudizio, non lo si devitalizza, si toglie, non perde niente, insomma, non più. Anzi, bene, se il buon Dio ce li mettesse più in bocca, ma invece continuano a uscire e creano tanti problemi. Ma invece un dente di altra categoria, il dente prezioso per masticare, per farlo funzionare, per l'integrità, l'armonia e tutto. Ecco, un dente che sia devitalizzato non è un dente perso per niente, è un dente che non è più vitale, ok? Quindi si incapsulerà, il dentista consiglierà di proteggerlo perché la corona, la capsula, il manufatto rompe le forze che vi possano gravare sopra, vi evita la frattura del dente, che se non lo faceste col tempo perde l'elasticità, non è più vitale, come non è più elastico del dente vitale, si può rompere con anche un boccone da un po'. Ma altrimenti il dente rimane vitale perché trasmette la percezione masticatoria sempre grazie al legamento parodontale che è vitale, che ha tutta un'altra innervazione e un altro sistema di disposizione recettoriale, capito? Quindi è fondamentale che questo sia integro. Naturalmente, col tempo o per malattia, cos'è che si perde drammaticamente? Le fibre di sostegno. Queste fibre che formano il legamento parodontale o desmodonto, che si voglia, il quale, guardate bene, ha anche capacità rigenerative, minime ma ci sono. Molti parodontologi, gli odontoiatri si occupano specificamente di questo, preconizzano dei trattamenti chirurgici volti a far rigenerare parzialmente queste fibre. Successo è quando ottieni 2 mm, 3 di rigenerazione, ma tanta roba. Può servire a mantenere il dente ancora per degli anni in bocca. L'osso alveolare non ha caratteristiche diverse, è un osso che a contatto del dente è midollare, sulle pareti si fa esterne, si fa un pochino più corticale. Risente ovviamente dell'esercizio del dente, questo è un concetto importante. Un dente puoi usarlo normalmente gli atti di masticazione, alcuni soggetti hanno delle parafunzioni, come si chiama, bruxismo, serramento, sapete che vuol dire bruxare? Bruxare è quando uno sgranocchia i denti, spesso è il compagno di letto, di vita, che se ne accorge, ma è un fenomeno che può colpire anche un bambino di pochi anni, è già preconizzato, cioè
sì, ci sono individui che sono sempre in guerra, cioè pronti a rispondere a una manifestazione, diciamo, del eretismo psicodinamico del soggetto, che ha, sì, è come serrare i denti per affrontare un pericolo, un momento, una cosa, qualcosa che elabori anche, insomma. E quindi bruzzare vuol dire proprio muovere in lateralità la mandibola strusciando le corone dei denti, che naturalmente si assottigliano perché si smerigliano fra loro, quindi le cuspidi, le fosse diventano dei piani, dei tavolati piatti. L'altro, il serramento, serrare i denti, è quando uno li stringe. È tipico, nasce purtroppo sui banchi di scuola, quando le lezioni noiose diventano tali che quello fila bene a bocca e comincia a sgranocchiare tutti. Sarà capitato proprio di far fuori una picca, no? Quelle con cannello trasparente, di pezzetti di papra, la sputacchia a tutte le parti. Però lì sembra assurdo, ma è nel che già un meccanismo che ti fa schiacciare, no? Schiacci, continui a schiacciare. E quindi questo movimento occlusale solo in una direzione, che fa? Comincia a far prendere dente contro dente e a rompere fibre, no? Le tagli, le decine, le fai fuori, le fibre profonde. E quindi il dente per mobilità cede, più fisso, perché proprio si slarga la verde, più nemmeno lo cacci via, quindi un'autodistruzione. Quindi quello si evidenza il sedatore, perché è uno che ti mostra i muscoli, no? Si dice come quello ti fa il muscolo bicipite forte per farlo, perché è palestrato, ce l'ha fatta, ti fa un mazzo così, e nel senso aggressivo del viso, come vedi, perché stringe i massi peri, no? Vedi qui che fa così continuamente. Senz'altro ha grossi problemi di questo tipo. Ecco, altro concetto, i denti, vedete una sezione del mascellare con tutti gli apici dentali, laddove ci siano radici si mantiene il volume osso, cioè la radice serve a mantenere vitale l'osso, sia tridimensionalmente, quindi nel senso di altezza, di larghezza, di spessore. Quando si perde l'osso, purtroppo drammaticamente il processo angolare si riassorbe. Si dice che l'osso angolare è lo scheletro del parodonto, del più del meno, per cui se ne perde, pezzo perde circa i due terzi, e questo oggigiorno è un dramma, perché naturalmente ti altera un pochino tutta la fisionomia dell'arcata, della cresta, dei rapporti, e questo oggi si sta molto attento. Si cerca di bloccare il riassorbimento con quei prodotti che vi ho detto, oppure con l'implantologia, lo stesso impianto in titanio inserito immediatamente all'atto dell'estrazione, se possibile ti mantiene quell'osso, capito? Perché è un inserto sulle quali le cellule osse si attaccano. Cosa serve il parodotto in sostanza? A connettere fissare i tessuti mobili e i tessuti duri, e poi come strumento di difesa. Da cosa? Dalle forze masticatorie e dai microrganismi. Microrganismi che abbiamo visto girano liberamente in bocca, veicolati dalla saliva, e che aggrediscono i tessuti mobili ricchi di cosa? Di nutrimento, perché naturalmente il dente non li nutre. Certo, li nutre quando si è demineralizzata la dentina, è un pavum ghiotto come la polpa per i batteri, ma ancora di più tessuti gengivali infiammati, perché il sangue naturalmente è vita per tutte le specie. Le forze masticatorie, quali sono? Noi si parla di un trauma occlusale primario e secondario. Primario qual è? Sono forze occlusali eccessive sul parodonto sano. Io mi diletto a sgranocchiare i denti in modo diabolico, stringo, prendo, pongo un movimento in lateralità e forzo due coppie di denti tra loro, perché mi piace sentir male, sono masochista e vado avanti, tagli oggi, tagli domani, e non ne faccio a meno, ecco,
creato un trauma occlusale primario. Stringo la pena fra due denti, sempre tranquillo, finché torno lì, non mi duole qualcosa, carico troppo su parodonti che non ce la fanno più a sopportare il carico. E aprire la bottiglia di birra. Bravo, anche quello, tra gli amici lo fate, fatelo fare, al nemico, no, no, vi spaccate i denti, tutto di trauma occlusale secondario invece quando le forze sono normali, ma ahimè è il parodonto profondo che non tiene più. E quando succede? Quando per malattia parodontale hai una progressiva perdita di supporto profondo e quindi il minimo carico masticatorio è dannoso, può essere fatale per la caduta, cioè induce la caduta del dente. Quindi vedrai i soggetti che, come si dice scherzosamente, masticano brodo, no? Per reggere con i loro denti, possono, la qualità del cibo varia tantissimo, tutta roba molle, estremamente passata, raffinata, proprio perché non c'è modo di gioiscono quando sognano il pane secco, sapete, la gente si riabilita a cavi orali, implantologia, interventi di ogni tipo, quindi quell'altro, sofferenze, la prima cosa quando sono tornati al regime che desiderano non è la bistecca, la cosa o la pietanza, chissà che, il pane secco, il pane abbrustolito, perché è buono, è piacevole all'orecchio e al gusto come quello, non c'è, è vero. È una cosa ottimale. Ecco, sistemi, terminazioni recettoriali dai corpuscoli dei Ruffini a terminazioni mieliniche e il sistema dei fusi neuromuscolari, cioè questo sistema recettoriale è collegato ai muscoli masticatori direttamente, massetere temporale, e ti fa quell'arco monosinattico diretto che si dice prima. La cosa eccessiva mi fa male, apro la bocca per non farmi peggio. Bene? Oh, patologia del parodonto. Si diceva prima una malattia diffusissima nel mondo, non solo, che è spesso legata alla razza, senz'altro, è in gran parte ereditaria, salta una generazione, ma le famiglie che la hanno la ripresentano. E che nel suo, tra i fattori appunto determinanti, scatenanti e complicanti c'è senz'altro la parte batterica che fa un danno maggiore, però i fattori genetici e sistemici sono quelli che poi preconizzano, diciamo, un quadro già scritto in molti casi. Una domanda: la mancanza di vitamina C che fa cadere i denti, no? La vitamina D è un po' a tutto campo, perché ti aiuta un po' su la vitamina C. Ah, la C. Per sì, lo scorbuto, ma ti aiuta sul collagio, come la D, anche tutte e due. La D purtroppo si assume molto più avanti, insomma, in quantità generose, specie delle donne, mi è data dal climaterio in giù, materiale, però farebbe bene molto di più, la vitamina D. Io da piccino mi ricordo, sotto un'altra epoca, te lo davano come olio di fegato di merluzzo, mi ricordo la pasticchina, era una roba indice di una schifezza peggio al mondo, non si poteva, ma insomma qualcosa è servito. Ma quindi c'è chi soffre di queste condizioni va a colpire il legamento parodontale? Chi soffre di queste cose? Di scorbuto, per esempio. Quindi il collagene che viene prodotto di questo legamento? Cioè, il problema nell'estrema espressione, insomma, Marfan, per esempio, no? Chi ha patologie, elastità ligamentose, ma tutto il costrutto, anche i tessuti periodali, scheletrici, più lasso, per un connettivo peggio strutturato, naturalmente più incline a questi fatti qui, capito? Che naturalmente la qualità del suo legamento, quindi c'è un metabolismo di questo legamento, quindi geneticamente te erediti una serie di proteine che ti fanno un parodonto più forte, come l'osso più forte o meno forte, tessuti di sostegno,
testo di te sostiene. No, volevo capire se, se rigenera, perché ha detto che si può arrivare al massimo di 2 mm. Ma cosa? Questo legamento. Il legamento parodontale, no, di 2 mm, no. Legamento parodontale tutti l'abbiamo, naturalmente. No, ma si può rigenerarlo? Ah sì, al massimo di 2 mm, sì. Eliminando tutte le cose infettive che possono vedersi. Avendo certezza vedo eliminato dalla superficie del dente tutti i batteri possibili. Si può rigenerare, ma per dire, per rigenerare quei 2 mm ci mettiamo noi le amelogenine, che sono degli estratti di vitali da denti di animali triturati, pensa un po', che contengono appunto estratti di smalto in forma proteica che riattivano un po' le superfici, quindi anche questa cosa qua, per dire, cioè non si ottiene qualcosa a patto anche di costi biologici importanti, ecco. Allora, cosa erediti? Appunto una qualità genetica dei tessuti che non sono più facenti, quindi sono più inclini, diciamo, a resistere meno, a essere più deboli alla resistenza degli agenti aggressivi. Poi ci sono fattori sistemici, quindi momenti anche della vita dove ti si può offrire il fianco a queste situazioni. La gravidanza. La gravidanza comporta sempre per il gioco ormonale estrogestinico, naturalmente uno squilibrio importante, soprattutto nel terzo trimestre finale di vita, dove lo squilibrio può portare addirittura a neoformazioni sessili della gengiva profonda che si chiamano epulidi gravidiche, cioè quando cresce il tessuto oltre i limiti del dente dove si del dente normale, che devono essere rimosse perché sono tessuti apparentemente neoplastici, neoplastiformi si dice, sanguinati spesso, ma perché sostenuti da queste increzioni ormonali importanti. La menopausa, perché il calo estrogenico fa calare appunto la protezione di questi connettivi e quindi apre il fianco a una lassità maggiore. Il diabete, che sia tipo 1, peggio che mai, ma anche tipo 2 arriva a far danni. Nel tipo 1 avete un parodonto profondo in un ragazzo di 20-25 anni che è come se avesse 50 anni, cioè le fibre si scompaiono, l'osso si espone, il dente vacilla presto, ripete drammaticamente. Purtroppo c'è poco da fare perché costituzionalmente hai tessuti meno strutturati e difese assai più delicate. Nel diabetico le difese marginali attraverso proprio i tessuti parodontali non arrivano, hai un deficit dei leucociti, dei macrofagi, dei linfociti stessi, per cui comuni agenti batterici della placca fanno man bassa, cioè non trovano resistenza, guariscono peggio le ferite, il microcircolo è ridotto, tutta una serie di cose che porta poi a questi eventi qua. Anemie, leucemie. Spesso delle leucemie nel giovane hanno come porta di evidenza il sanguinamento, la gengivorragia improvvisa, uno con parodonto fino a quel punto sano deve aprire gli occhi a dire ci può essere qualcos'altro, vive come un fomo per esempio. Dei farmaci che hanno un tropismo specifico per i connettivi parodontali, li fanno crescere rendendoli esuberanti proprio, determinano un'ipertrofia e iperplasia dei tessuti, la difenilidantoina, ad esempio, la nifedipina, alcuni beta bloccanti, quindi farmaci di comune uso. I deficit, si diceva prima, delle varie vitamine C, D e via dicendo. I fattori locali, cioè tutti abbiamo una potenziale possibilità di ammalarci del parodonto, certo, quando non sia stato dato peso alla disposizione dei denti delle arcate, per esempio. Questo che vuol dire? Che esistono, teoricamente, come sapete, un dente si deve affrontare con i denti limitrofi, mesiale e distale, e gli antagonisti in modo
ci siano e si eviti l'intasamento di cibo tra un dente e l'altro. Si è già detto questo concetto, se i contatti tra due facce di denti sono fisiologici non deve fermarsi nulla e quindi cibo masticando deve correre lungo i piani inclinati dove la papilla interdentale, papilla si intende quel triangolo di tessuto tra dente e dente, e facilita lo scorrimento, lo scivolamento verso il forbice, il caporale, dove sia. Se questo manca, perché il contatto non c'è, per mille motivi, il cibo rimane lì. Rimanendo lì, fa massa critica, preme, si infetta perché la saliva lo elabora, quindi chiama batteri, infiamma, c'è sanguinamento e si avvia un processo. Il fumo naturalmente, la bocca ci vuole poco, è il primo filtro vero di quella massa calda e piena di nicotina, di sostanze ischemizzanti che è, quindi per vari millimetri è tutto contaminato, ma è un ridotto circolo, ridotte difese, si crea una pellicola adesiva sui denti che poi facilita la placca e via dicendo. La respirazione orale. Esistono soggetti, soprattutto quelli con viso anoressico, si dice, no? Con viso più sfilato, che hanno problemi giovanili, spesso sono piccolini, bambini con adenoidi, no? Quindi ossessioni nasali alte, che sono obbligate ad essere dei respiratori orali, alla bocca aperta per facilitare il passaggio dell'aria. Questa situazione crea che cosa? Che la lingua finisca per debordare, abbiamo un aspetto da primate, si dice, no? Un po' come il mongolismo, la lingua deborda oltre i denti e non ha più quella funzione di autodetersione negli atti masticatori come si dovrebbe, perché la primaria funzione è mantenere aperta la lingua. Ecco, queste situazioni naturalmente si accumula di più placca tartaro e si crea un'infiammazione. Le malocclusioni, appunto, si torna lì, quando il contatto tra vari tipi di denti, categorie di denti non ottimale, o addirittura è proprio falsata addirittura il rapporto, cioè un rapporto inverso di chiusura per cui accumulo cibo o carico eccessivamente alcuni gruppi di denti rispetto ad altri. Tutte situazioni che sollecitano troppo i tessuti di sostegno. Tutta questa massa critica di cose, vedete non sono poche, hanno come effettore scatenante sempre la placca di tartaro, perché predispongono un maggiore accumulo e quindi un'azione più prolungata o intensa di quei tessuti aggressivi. Bene, parlando di placca, è la stessa placca che abbiamo conosciuto per la carie, non cambia nulla nella tipologia e naturalmente si parla di complessi batterici, no? Non è, c'è una specie batterica, anche se è difficilissimo tipizzarla, questa placca, e ripartirla nei suoi componenti, però per statistica, per vari esami, si parla di complessi arancioni, per esempio verdi, i complessi verdi sono batteri in genere cocchi bastoncelli che li compongono. Idem gli arancioni, qualche specie gran negativa ma poco più. Complesso rosso invece è fatto da Porphyromonas gingivalis e Bacteroides forticum, mentre con Ema denticum, una triade letale. Sono tutti geni gran negativi, francamente molto estrovesivi, che distruggono i tessuti profondi e si ritrovano come anaerobi laddove la colata batterica che ha aggredito il dente negli spazi non detersi coli al di sotto della tessuto molle penetrando nel connettivo profondo, quindi nei fasci del legamento parodontale profondo fino ad arrivare all'osso, quindi la distruzione a tutto campo, bene? E quindi vedete, complessi sottogengivali, ci sono appunto i vari colori aggregati in vari colori, dal meno patogeni ai più patogeni. Naturalmente questa varietà,
peggiorativa di congreghe batteriche avviene tanto meno il paziente si ha autostima e quindi si sottopone a delle manovre igieniche quotidiane, alla visita almeno bisemestrale nella media, male vada almeno un anno dal dentista, da igienista a farti rimuovere la catarata, un'occhiata di infiammazione, ma che deve accendere i campanelli sempre quando si accompagna sanguinamento. Sanguinamento è la prova del 9 un po' che le cose non vanno, perché un sanguinamento allo spazzolamento vuol dire che te hai qualche zona attiva e quindi devi un po' farti vedere per migliorare un po' le cose che senz'altro si trovano di queste realtà qui. Vedete, si arriva un pochino a queste cose limite nel quale il dente è proprio circondato da questo induito solido, che a quel punto non è più placca, è proprio tartar, quindi concrezioni solide per attaccare, si fa fatica anche noi a togliere, ci vogliono strumenti a ultrasuoni, curette, cioè strumenti che attaccano pezzi di smalto di placca, li fanno saltare via, ma occorre proprio arrivare al primo strato attaccato al cemento del dente e levigare per cercare di pulire. Si arriva a fare la pulizia al microscopio in certi casi, comunque quando fa un intervento a prendere la gengiva con il microscopio, delle ottiche di ingrandimento parecchio elevate proprio per deteggere il più possibile la superficie. Bene. Tartaro che naturalmente è sopragengivale, nel senso che è visibile a occhio nudo, e poi diventa sottogengivale, nerastro, aderente, quello che trovi dentro le tasche parodontali. La presenza di placca e di tartaro, soprattutto sottogengivale, è... Abbiamo scappato. Si è passata la misura, vedevo fuori...